fatto che i ragazzi della scuola dell'Annunziata sono venuti a quattro e mezza puntualissimi. Ce ne sono alcuni che non sono di Napoli, alcuni non sono neanche campani, quindi voglio dire, tra le cose che stanno apprendendo, noi in Napoletani non siamo puntuali. Non solo, abbiamo la presunzione di essere puntuali anche dopo il cosiddetto quarto d'ora di mezz'ora di tolleranza che ci siamo presi. Allora, questa sera questo incontro è promosso dall'Interwin Napoli Ovest. Lui è presidente Roberta Belli. Allora, secondo il protocollo del rito dell'Interwin, io padrone di casa cedo la parola a Roberta Belli per dare il benvenuto, cosa che non facciamo mai, ma rispetto all'Interwin rinunciamo a questa prerogativa sacra per permettere al nostro saluto quello dell'Interwin della presidenza Roberta Belli. Voglio ringraziare tutti gli intervenuti e rivolgere un saluto particolare a queste ragazze preziose che trovo qui in sala. Veramente mi fa piacere vederle tante. Non sapevo che l'Annunziata avesse aperto alle ragazze, sono da 4 anni che ha avuto questa apertura e mi incontro. Veramente complimenti. Voglio rivolgere anche un saluto al presidente del Rotary Nord, che è venuto questa sera sfidando il carico tempo, un ringraziamento a tutte le amiche del credito che sono qui presenti in sala e in particolare a Luca Rosalba Tufano, ad Angela Graziana e Sandra Bracale, che hanno dato il loro contributo nell'organizzazione di questo evento. Adesso lascio subito il microfono a casa che siamo in Italia e cominciamo a parlare. Buonasera. Allora il coordinatore di questa sera, quindi il padrone di casa, questa sera non sono neanche, ma sarà Marco De Marco, che è il direttore del Corriere del Mezzogiorno, che ha una discreta familiarità nella sua presenza qui alla Biblioteca Nazionale di Napoli. E devo dire che devo cogliere l'occasione in questo momento anche per ringraziarlo per l'attenzione che il Corriere del Mezzogiorno dedica non solo alla Biblioteca Nazionale, ma quella che l'attuale tragedia ancora non si è risolto del problema della biblioteca dei Girolamini. Anche la Corriere del Mezzogiorno, Tommaso Montanari, ha scritto e lanciato degli allarmi dai quali cominciamo per fortuna la sorella di questa tragedia dei Girolamini che ancora è così. Quindi gli devo dare atto ringraziandolo pubblicamente. Titti Marrone scusa, mi ha dato una lettera a me e alla presidentessa dell'Interwin e anche scusandoci per non poter venire per un grave motivo. Mi ha mandato il pezzo che lei aveva preparato, che è un pezzo anche disciplinato, nel senso che lui sa che noi diamo degli orari ben precisi quando facciamo le nostre iniziative per essere particolarmente brevi, innanzitutto per trovarci con la chiusura della biblioteca, in un modo perché noi siamo fedelissimi al principio che quando si supera un certo limite di tempo, qualunque sia l'argomento, qualunque sia l'ingresso, qualunque sia la gravità di parola, la gente si annoia. Quindi passerò questo messaggio a Marco De Marco, che suppongo condivida il mio piacere per la verità, e leggerò questo pezzo molto bello di Pittone, cercando di leggerlo nel modo migliore possibile, anche perché come se io non sono abituato a leggere, solito parlo a braccio, quindi cercherò di non correre. Allora, Siviglia. È il giorno della corrida, la folla in testa tende il torero nell'arena e Carmen gli promette il suo amore se trionferà. Siamo nel club della Carmen di Mise. Mercedes e Flaschita, amiche di Carmen, avvertono Carmen che cos'è nei caratteri. Carmen incontra cos'è che supera Carmen di tornare con lui. A disprezzare di più di lei, cos'è si infuria sempre di più, aumentando le minacce.
Carmen mi butta in faccia l'anello che lui mi aveva donato mesi prima. Questo continuo aumento e tormento di Cosè che in preda ad una crisi di gelosia e disperazione uccide Carmen con una pugnalata. Quando esce la folla dalla corrida, Cosè confessa davanti a tutti il suo diritto. Applausi. Femminicidi, diciamo oggi che quasi non li contiamo più, nel 2012 ben 124, ma c'erano già nel 900 e nell'800, e durante l'illuminismo e prima ancora, e neanche dei miti antichi, a svelarci che anche la società arcaica ammiravano violenze contro le donne da togliere in vestito. Violenze che non hanno nulla a che fare con l'amore, come fa capire bene un prezioso libretto a prima di Loredana di Perini e Michela Nuda. L'uccisa perché la mano non c'entra neanche con Gaffus, leggenda. Leggenda falsa e tendenziosa, buona per comprare l'idea di un momentaneo esperimento di sé. Un momento di follia per tema di abbandono da parte della portatrice di tanta colpevole bellezza, con conseguenti diagnosi di responsabilità delle proprie azioni. Non possiamo sapere con esattezza quando sia cominciato, ma è presente nei miti antichi tutte le culture. E certo un disamore fatto di un culto omicidio e continuato nel tempo, riproponendosi in infinite reincarnazioni artistiche dal romanzo ottocentesco al melodramma, con l'estima della benedizione della cultura alta, da Oscar Wilde a Stendhal, a Goethe, Dostoevskij e Tolstoj, e approdando a più riprese alle dimensioni del popolo. Due esempi molto napoletani, Viviani, la sua bambinella, visse una cire mazzata, con un premio sprenato, oppure un altro, prendi una donna, tratta la mare, cantava nel 1881 Marco Ferrandini, qui a poco lontano, completava il pensiero in forma di parodia, ma andava più ogni che ciò ci fa, divertente, sì, per carità, nessun bisogno lontanamente di fare del marchettonismo, invocare censure, impedire libere espressioni di pensiero. E allora si dovrebbero mandare a marcia le pagine più belle della letteratura mondiale, peraltro testimoni di imperi culturali complessi e profondi. Il discorso è un altro. Quando ci vorrà perché maturi una vera e sostanziale cultura di rispetto per le donne? Una cultura davvero condivisa e capace di produrre tante, varie e complesse espressioni artistiche? Correva l'anno 1963, il divorzio era arrivato a venire, e che Paolo Pasolini, nel realizzare le sue interviste per Comizi d'amore, interpellò un calabrese, convinto che la rottura di un matrimonio fosse insufficiente a salvare i conti in caso di tradimento della donna, perché ricordano una volta altre restano lì. C'è solo un uomo per lavare l'onta e strippare il disonore, spiegò l'uomo, e si chiama omicidio, delitto d'onore, all'epoca ancora. E alla fine bisogna riconoscere che negli ultimi vent'anni il discorso pubblico, quello lungi dal fatto che ride il rispetto delle donne, ha fatto precipitare le cose indietro di molti anni. La normalizzazione del femminile dello stesso maschile è passata per forme di controllo veloci, dal diktat delle serenità all'assunzione del corpo come supremo oggetto di desiderio del potere politico. Da plasmare, a correggere e a soggettare, il corpo è tornato a essere, come diceva Michel Foucault, il campo di una battaglia biopolitica complessa. Il linguaggio ha migliorato con corpi di ideologismi, espressioni tali da inviolare il femminile una realtà a base di escort, di ignorazia, utilizzatori finali e simili. Le parole sono importanti. Considerare sulla donna femminicidio usata per descrivere i diritti di genere, per chiamare le cose con il loro nome, con buona pace di quanti si sentono disturbati dal neologismo e lo trovano orribile, e si fermano alla soglia di critiche nominalistiche preferendo ignorare ciò a cui il termine manca. E verrete da pensare che non ci sia più nulla da dire su questo stridicidio che giure di una strage conclamata, visto che non riescono ad arrestarlo le leggi, le pene inibite dal decreto approvato in agosto, i braccialetti elettronici, provvedimenti antistorici. Nulla sembra servire a nulla finché si è donne e si oggetti di quella versione definitiva concepita da un patriarcalismo sotto cupo muto, antichissimo e diffusissimo. Forse in quell'odio sanguinario reiterato prova un proposto anche la morte del padre, di cui ha scritto Massimo Recalcati nel Confesso di Tempo, con il chiarimento della figura guida capace di trasmettere senso di forza, onorabilità, senso alto di responsabilità. E certo, non c'è governo al mondo né spirito legislativo che possa estirpare un colpo dalla mente dei capelli in proposito di uccidere.
ma tutte le donne hanno il senso, dobbiamo incontrare il silenzio, dobbiamo anzi discorsi altri, bensì luci, leggi sì, anche perché come se non bastassero gli uomini che odiano le donne e le uccidono, ci sono anche gli uomini che contano le donne morte e dicono che sono pochi, meno degli altri anni. Ecco il femminismo, parola che proprio appunto non esiste. Per questi negazionisti le morti di donne per mano maschile non sono un'emergenza, ma un fenomeno endemico, cioè costante. Allora normale, e non c'è bisogno né di leggi né di valore di altro. Ma i negazionisti non considerano che in presenza di una diminuzione generale degli omicidi in Italia, arrestata invece costante la percentuale di donne uccise, appunto il 30% più totale, e che vuol dire più donne uccise su un totale di omicidi ridotto. E ancora, la violenza mortale sulle donne è la prima causa di morte inferta da un umano, maschio, al suo simile donna. Allora qui non c'è niente di endemico, cioè normale, ma c'è una vera emergenza contro la quale, visto che contro la cui omicida maschile nulla con la legge, visto che non si profilano mezzi di contrasto efficaci o strumenti eccezionali, è urgente invocare un'altra strada, quella di una battaglia, anzi di evoluzione culturale, profonda, costante e capitale. Un impegno di tutti a rimodulare il senso del rispetto delle donne che in questo paese non esiste. Se una Presidente della Camera e una Ministra vengono dirigiate al giorno interno, si tratta di assumere un impegno duro e serissimo che metta in campo moltissime energie e differenziale. La partenza non può essere che nella scuola e nella famiglia, con l'educazione e l'informazione, per poi entrare nell'esito pubblico e privato, nella vita quotidiana, per dare la grazia alla società come istituzione di più centri di differenza, finché il progetto invece di danni. Io avrei aggiunto che avesse sito in altri bibliotechi tra i lumini quali si deve dare questa battaglia. La battaglia di rivoluzioni culturali è più difficile mai intervenire, poiché deve sradicare un'idea antichissima e diffuse socialmente e culturalmente trasversali. Perciò il primo passaggio dovrebbe esserci quello di far sì che sulla violenza contro le donne si interpretino con onestà gli uomini tutti, perché non resta un discorso confinato all'universo femminile, ma un vero allarme sociale condiviso. Cambiare la testa della gente, che grande funzione, sarebbe la più grande di tutte. Questo lo sento tutti, Marrone. Io vorrei solo aggiungere che la Biblioteca Nazionale, intorno al 96, ha scritto un gruppo della ricerca sulla scrittura di genere, cioè la scrittura di genere femminile, che è una ricerca di studio tutta in qualche modo sperimentale per appurare se esista o meno una scrittura di genere, cioè se un uomo o una donna hanno due modi diversi fisicamente, mentalmente, geneticamente diversi. Ci stiamo studiando e ci stiamo ripetendo, però questo studio sulla scrittura di genere ci porta anche attraverso i percorsi sullo studio della condizione della donna che la Biblioteca Nazionale mantiene abbastanza vivo come interesse. Quindi proprio in una serata come questa noi sottolineiamo, ci piace sottolineare questo contributo che la Biblioteca Nazionale sta dando a questo tipo di studio e il nostro impegno nella promozione culturale di mettere in evidenza questi temi, questi problemi. Ed è per questo che questa sera abbiamo accettato la proposta delle linee guida Napoli Ovest dedicare una serata al tema della violenza sulle donne. Detto questo, mi lascio e passo la parola a Marco. Credo che Giancarlo abbia volontariamente voluto sottolineare che la biblioteca è un luogo di lettura e non di ascolto. Almeno io ho un rimbombo nel orecchio che mi ha dato questa tutto il testo di però era è colpa della mia voce piuttosto che dell'impianto, perché non so subito quando voi avete ascoltato bene. No, quindi ribadisco che era un modo per dire che si legge. Mi interrompeva per tutto, ma io avrei cambiato modo di parlare. Allora, dunque, intanto io ringrazio di questa occasione, do subito la parola agli altri, perché penso semplicemente di condividere con voi un cortocircuito, che è questo.
vengo qui a discutere di questo tema femminicidio, ma con molta probabilità dopo, grazie per il tempo, io andrò a vedere un film che si chiama Bene Femminicidio. Dove è il cortocircuito? Dove è il cortocircuito? E vedete che i giornalisti non hanno una grandissima fantasia, perché va grosso modo un libro dove ha cominciato a tutti i vari mondi. Però questo film di Polanski, che è tratto da un libro di Masoch, è la storia del masochista Masoch, che stringe un contratto, firma un contratto con questa donna che ama, e diventa schiavo consapevole. Tutto questo avviene perché vede un quadro di Tiziano in cui c'è una Venere allo specchio che ha una pelliccia. Ci sono vari episodi in cui gli uomini si fanno affascinare in questo modo un po', diciamo, non dalle donne, perché qualche decennio dopo un altro scrittore, Pierre Louis era un pseudonimo, vede un quadro di Goya dove ci sono delle donne in un prato che hanno un telo appeso, su questo telo hanno messo un pazzo, e si fa ispirare e scrive La fama della mantenuta, La donna e l'urattino. Anche lì il titolo la città, ci sono le donne e l'uomo è il burattino di queste donne. Da lì il film Oscuro oggetto del desiderio di Buñuel. Anche lì c'è un uomo che viene appassionato, ossessionato dalla presenza femminile, e poi c'è Carmen, Colomba, insomma altre. Quindi la letteratura è piena dell'esatto opposto del tema che noi stiamo discutendo. Qui ci sono donne che vengono punite in maniera estrema perché tendono a liberarsi da uno stato di schiavitù. In questo c'è anche Pietro. C'è un affrancamento, insomma, donne che o perché lo rivendicano o perché sono sospettate di rivendicarlo, insomma, pagano una forma di dipendenza, di schiavitù. Mi sono chiesto che forse c'è una distinzione tra la letteratura, quindi di realtà, e la realtà, e questo dovrebbe essere abbastanza convincente come spiegazione. In del caso, però, è la storia di Masoch. Sono partite, è una storia più reale, vera, cioè lì davvero dice che cosa ci induce, che cosa ci sollecita tutto ciò? Credo che tutto ciò ci rimane a un unico problema, e cioè che nel rapporto tra uomo e donna, se non si passa per una forma di eccesso, non si riesce a trovare quell'equilibrio che necessita in un rapporto tra uguali. È il tema che abbandona il signor Gates, no? E che ancora oggi noi dobbiamo scontrare. Cioè, se non passiamo per certi accessi, anche in letteratura, quindi se non si passa per forme di eccesso, questo rapporto tra uomo e donna quasi non si riesce a vivere nella sua normalità. Certo, ora siamo di fronte a un fenomeno che si configura grazie però all'invenzione di una parola. Noi abbiamo dato per scontato le polemiche sul termine femminicidio, no? Ma questo termine non è un termine che piace molto. Anche alla donna spesso non piace, perché femminicidio, femmina, la femmina dell'animale, eccetera, eccetera. Insomma, eppure è più o meno bisogna che si dica che certe parole hanno straordinario valore, perché sono una forma di cornice che riescono a delimitare un fenomeno in un altro grande, e da quel momento, a quando il fenomeno viene incorniciato, ben definito, ben rappresentato, nasce da lì una nuova consapevolezza del problema dello stesso. Quindi il termine sarà sicuramente non piacevole a tutti, ma questo termine ci porta oggi un effetto materiale concreto
per esempio, a essere chiari su questo primo, altrimenti forse probabilmente non l'avremmo neanche messo a parte. E veniamo alla legge di cui ci parla Marinella. Certo, Marco nella sua conclusione dice che non bastano le leggi, è ovvio, cioè non bastano le leggi, però spesso se non ci sono le leggi, se non c'è un altro tipo di cornice, la cornice quella ufficiale, formale, in cui si determinano legalità e illegalità, tutto diventa più difficile. Quindi è bene andare oltre la legge, però è meglio averla, forse si può migliorare, ma è sempre meglio averla e poi col tempo diciamo, migliorare. Ora sono molto curioso di sentire la valutazione di Marinella Leningris e comincio ora a questo momento un mio percorso di rieducazione preventiva. Immenso è stata una valutazione, sì, è un po' un onore immenso, anche perché dovremmo stare 10 giorni per ricordare Marco De Marco, però lo sappiamo. Innanzitutto, brevemente, dovremmo essere il nostro ospite, il direttore Mauro Giacomo. Qua sono state fatte delle cose bellissime con la città regionale di Emilia, e in realtà noi siamo sempre sensibili ai problemi delle donne, ai problemi delle donne di stato di vista culturale. Quindi un ringraziamento perché ancora una volta aperto la casa all'Inerguini, grazie alla Presidente, alla professoressa Alfano e anche devo salutare il Presidente del Rotary, il professor Pezzuolo che è qui con noi. Quindi noi possiamo leggere in uno spirito particolare, sì, di conoscenza, ma anche diciamo una proposta che insieme con le istituzioni, che può partire anche da Rotary, da linea quindi dalla Rota, una proposta che appunto può essere un laboratorio molto interessante e che può rendere concreto questo punto di partenza. Io sono stata dirigente e ho portato, come dicevano le mie amiche, la legge, tanto questa sul femminicidio quanto quella sullo stalking, perché chiaramente essendo un impegno, quello di parlare poco, non so se qualche ci sta, tanto quella sullo stalking quanto quella sul femminicidio, la nuova, che poi non è il femminicidio, lo vorrei dire, questo si tratta di nuove norme per il contrasto della violenza di genere. Quindi la parola femminicidio viene da una terminologia internazionale che usano femminicidio per definire il tema. In realtà, come potete vedere, dal titolo della legge che è passata ad agosto, misure contro la violenza di genere. Quindi in realtà la parola femminicidio non esiste, perché poi, allora, io questa è la norma, queste ci sono, tanto queste qui del femminicidio. Allora io inizierei a dare a Marco De Marco, così inizia la sua opera di rieducazione, come ha detto, e anche questo sullo stalking, dove oltre a esserci l'aspetto normativo, nella legge sullo stalking ci sta anche scritto che cosa significa, sono altri percettori e praticamente una serie di cose che caro Marco non c'entrano niente con quello che amore o la relazione, ma si tratta di altri percettori. Quindi io credo che nessuna donna, almeno le donne che stanno in questa sala, pensano che l'amore si deve tradurre in altri percettori. Ecco fatto, questa è la legge. Allora, io inizierei, è l'oro dall'altro lato, e queste sono come stalking, non sono tantissime, però insomma, per chi è interessato a farla. Quindi, praticamente è chiaro, lo sappiamo tutti, per questo siamo anche qua. Ormai la violenza contro le donne si sta articolando in forme patologiche e spesso il famoso stalking, che poi invece non sono in inglese, ma in realtà tratta gli atti persecutori veri e propri, gli atti che comunque creano questa destabilizzazione psicologica nel soggetto, nella vittima, ormai ha raggiunto record negativi e tutte le cifre anche oggi sui giornali c'erano declinate tutte le cifre internazionali, purtroppo nazionali, e pare la campagna abbia un record negativo di femminicidi, questo almeno secondo le ultime statistiche.
Io cito, perché un po' una sintesi, perché l'ONU si è interessato moltissimo in questo tema, e da cui è pure l'ONU che utilizza la parola femminicidio. La portavoce Rashida Mandi diceva questo: il femminicidio è il crimine di Stato tollerato dalle istituzioni per incapacità di prevenire, proteggere e tutelare la vita delle donne che vivono diverse forme di discriminazione e violenza. Questo è la terminologia usata all'ONU e chiaramente sintetizza il problema reale, cioè l'impossibilità di poter affrontare in maniera decisiva un problema che è diventato appunto un quasi crimine di Stato, una tragedia nazionale. Oggi vedo sul giornale addirittura il calcolo dei danni economici che provoca il femminicidio. Io bisogna dire che sono stati degli studi per il danno economico provocato dallo stalking, perché a parte il mobbing, ma lo stalking crea una tale debilitazione psicologica, questo poi il professor Valerio ci dirà l'aspetto psicologico, che crea dei grossissimi problemi proprio a livello di produzione lavorativa. Chiaro che però le leggi sono fondamentali, perché è chiaro che le leggi cambiano quelle che sono delle esigenze sociali. Noi abbiamo in realtà il trattato di Istanbul, che da poco è stato ratificato dall'Italia, ci sono i trattati internazionali, ma è chiaro che praticamente la legge dimostra che una società, il legislatore ha dovuto recepire qualcosa che ormai era intollerabile, emergente, bisognava quindi combatterlo. Praticamente negli ultimi 10 anni la violenza di genere, io non uso la parola femminicidio perché è più corretto usare la parola che la chiesa all'interno, la violenza di genere, perché normalmente queste violenze sono caratterizzate dal fatto che la vittima il più delle volte è di genere femminile, ma comunque di genere, perché sono delle violenze caratterizzate dal tema del sessismo. È appunto assunto queste caratteristiche patologiche e diciamo la un'altra caratterizzazione è quella della relazione tra i sessi. Voi possiamo dire in maniera ferma, non mi posso più fermare, tanto per mica sul dibattito ne parleremo, tanto nella legge sullo stalking quanto nella legge nuova, questa qui dell'agosto, praticamente uno dei punti fondamentali è quello della relazione affettiva, cioè la caratterizzazione, diciamo, questa aggravante, quando parliamo di aggravanti, oppure di tipologie come nello stalking, praticamente il parametro da cui si deve partire è quello della relazione affettiva. Cioè questi tipi di aggravanti, questo tipo di reati, dello stalking, praticamente vengono caratterizzati appunto da una relazione affettiva persistente, non soltanto da un rapporto matrimoniale. La legge finalmente riconosce quello che è, cioè praticamente che questi, diciamo, estremi di cui parliamo si maturano nell'ambito o familiare o interpersonale in relazione a un rapporto, diciamo, di parto, oppure quando c'è stata una relazione affettiva. Quindi già questo, diciamo, è una presa di coscienza rispetto all'altro sistema civile che è vigente, è una presa di coscienza che la relazione, diciamo, affettiva, tra virgolette, può diventare, diciamo, il punto di partenza di questo tipo di patologie oppure di reati di cui appunto stiamo parlando. Molte sono le cause, praticamente, molte sono le cause, chiaramente è troppo, e appunto oggi possiamo iniziare a accennare. Poi è chiaro che possiamo sviluppare questo laboratorio di analisi di queste cose, perché se non siamo con tutti i nostri amici rotariani, chiaramente si possono creare con tutti i nostri amici professori, con tutti gli amici delle istituzioni, con gli amici delle forze dell'ordine, devono creare il nostro avviso dei gruppi di studio. Perché secondo me se non si capisce il fenomeno, le radici del fenomeno, perché molti dicono, molti psicologi, questo poi dopo mi risponderà il professor Valerio,
che spesso l'uomo, nel senso di solitudine, nel senso di abbandono, che addirittura può nascere fin dal senso di abbandono patito dalla nascita, possono sviluppare in situazioni determinate delle, diciamo, dei contributi oppure delle forme patologiche che possono portare anche a, a una visione, a un vivere drammatico, una conclusione di un rapporto affettivo o io direi parafettivo. Quindi la debolezza dell'uomo e forse per noi anche la debolezza della donna, perché noi possiamo anche dire che spesso noi donne non siamo in grado di leggere i segnali della violenza, non siamo capaci di leggere i segnali di quello che non è, che è patologia. Tu prima hai parlato di gelosia, ma parliamoci chiaro, uno dei segnali negativi, uno dei segnali indicativi di un fatto, diciamo, estremo, è proprio la gelosia parossistica, che non è gelosia, non è amore. Quindi praticamente, ma la verità è questa, che questi tipi, anche per storici, diciamo gli altri femminicidi o gli atti di violenza, praticamente nascono quando non c'è l'amore, ma c'è quella falsa immaginazione dell'amore che praticamente non è il senso dell'amore, è tutto opposto. Questo per dire, rispondere alla provocazione. La nuova normativa, dicevo, questa sul contrasto della violenza, contiene una serie di cose interessanti, gli aggravanti, nel caso di rapporto, come dicevamo prima, parafamiliare, poi contiene il concetto della violenza assistita, cioè praticamente la violenza assistita è la violenza quando viene fatta in presenza dei minori. Cioè noi purtroppo vediamo, e quindi noi vediamo che la normativa stessa, il complesso legislativo, normativo, ormai vive, inizia a non vivere più la famiglia come qualcosa di, che deve essere per forza protetto e ucciso. Quindi si parla di relazione affettiva e si parla di violenza assistita. Finalmente ci sta questa aggravante che si applica nel caso di maltrattamenti di famiglia e che al di là dei reati, diciamo, di violenza fisica, prevede degli aggravanti specifici quando le violenze sono commesse in presenza di minori. Perché tutti noi sappiamo che quando i minori assistono a degli episodi di violenza, anche se loro non sono dirette vittime, praticamente subiscono dei danni, diciamo, gravissimi. Quindi un altro aspetto importante. Poi questa legge, che chiaramente prevede il famoso braccialetto per l'allontanamento, la normativa prevede la possibilità della misura dell'allontanamento, prevede l'uso del famoso braccialetto, perché la cosa peggiore è che tu dai all'uomo l'obbligo di allontanare, di non avvicinarsi, e poi chiaramente lui puntualmente disobbedisce all'ordine e appunto mette a rischio. Quindi la legge prevede il braccialetto, prevede il gratuito patrocinio, nella quale devo dire noi come associazione Onda Rosa, che abbiamo il telefono rosa, ma praticamente noi facciamo tutti il gratuito patrocinio, però devo dire che gratuito patrocinio con la crisi dello Stato, che non so fino a che punto potranno mantenerlo, ma questo è un poi ci sta tutto un piatto, questo è un aspetto particolarmente interessante. Poi il problema della revocabilità e revocabilità della querela, perché come tutti sapete i reati di violenza sessuale sono querela di parte, tranne il caso di aggravante. Poi prevediamo anche i reati di stalking, le revocabilità della querela, oppure in ogni caso la revocabilità davanti al magistrato, in maniera tale che la donna, che noi donne spessissimo rimettiamo la querela, siamo spinte a rimettere la querela, invece si mette un blocco almeno alla revocabilità. Poi c'è, quindi diciamo, una cosa molto interessante che volevo accennare, ne parlavo con le amiche pochi giorni fa in un incontro molto piacevole. Praticamente questa legge prevede un piano antiviolenza molto complesso, dove ci sono delle azioni, io chiaramente voi ho distribuito la legge, quindi lo potete vedere. Praticamente questo piano antiviolenza prevede un programma di prevenzione. Quindi un'altra cosa che in questa legge entra, un
un piano di prevenzione, cosa che noi sappiamo benissimo, la prevenzione non è proprio la specialità dell'Italia. Comunque, consultando il coordinamento con le forze dell'ordine, vedo tanti giovani della Nunziatella. Questa legge prevede un forte coordinamento con le forze di polizia, eccetera, che è fondamentale per poter operare. E per molti di voi diventeranno colonnelli, tenenti, colonnelli, generali presto, quindi sarà importantissimo appunto in questo lavoro di specializzazione delle forze dell'ordine, perché diciamo la verità, come oggi, non è che sempre abbiamo da parte delle forze dell'ordine una grandissima risposta. Praticamente questo piano prevede un programma di prevenzione attraverso formazione, sensibilizzazione della collettività, con un discorso di consapevolizzazione delle scuole, per i ragazzi, un lavoro quindi nell'ambito dell'istruzione. Secondo me è fondamentale, perché se non si fa questo non si può appunto raggiungere alcun obiettivo. Poi ci sta una cosa molto importante, questa riguarda Marco De Marco, il quale deve essere completato in questo laboratorio che dobbiamo formare comunque, perché parla appunto una sensibilizzazione, un piano che va proprio in media. La sensibilizzazione delle persone dei media in modo che sia realizzata un'informazione rispettosa della dignità. Quindi c'è tutto un piano in cui quanto no conosce l'autoregolamentazione. Tutto il piano, tutto il piano, c'è scritto proprio questa questione che riguarda il codice di autoregolamentazione, che credo sarebbe molto importante fare, ma non perché uno vuole attaccare i mass media per forza, perché la televisione è fondamentale, molto importante come i giornali. Però dobbiamo dire che in Italia, francamente, nei paesi anglosassoni, per esempio, è fortissimo il codice di autoregolamentazione. Ma in Italia certamente lascio un po' a desiderare, anche perché anche lo stesso sistema di autoregolamentazione per quello che riguarda la pubblicità non è particolarmente funzionante. C'è un programma, una possibilità di un programma di promozione per la formazione del personale della scuola, quindi formazione per le famiglie e per gli studenti. E poi tutto quanto, il potenziamento dei servizi territoriali, case d'accoglienza, eccetera. Poi tutta una formazione che riguardano gli operatori che lavorano nell'ambito, praticamente nell'ambito delle forze dell'ordine, nell'ambito territoriale, istituzionale, che ha contato intanto con lo sviluppo e con la proposta di questo piano di violenza, sta pure ai cittadini fare delle proposte, operare delle cose. Come per esempio, facciamo un esempio, parlavamo tutto del fatto di lungo, anche il famoso codice rossa, che si chiama provato a fare a Milano, no? Negli ospedali. Chiaramente il codice rosa ha bisogno di una serie di professionalità che vengono messe in campo, come quello del, a Milano, con due o tre città di campo, praticamente come quello della raccolta delle caso di violenza sessuale, la pregata, il raccolto è aperto dal punto di vista medico-legale, che possa servire come prova. Ma non tutti, qui ci va bene, con la crisi dell'ospedale, noi possiamo pensare al codice rosa, però io credo che un certo ospedale si trova con un personale specializzato proprio per le violenze contro le donne, contro i minori, perché è chiaro che un medico deve leggere i segnali di una donna che non impedisce di essere caduta di scala, mentre invece è stata picchiata varie volte da un marito. Queste cose devono essere lette. E quindi è importante per tutti apprezzare il personale. E questa legge dà uno spazio enorme di elaborazione e di studio. Chiaramente dice che si stanziare dei soldi, 10 milioni. Ma io credo questo, che noi non si nessuno di noi può aspettare, tanto come associazione, tanto come liberi cittadini, come università. Io credo che noi dovremmo impegnarci anche autonomamente del finanziamento dello Stato per fare delle proposte e iniziare appunto dei laboratori, diciamo, di lavoro su questo tema, in modo da attuare effettivamente questi aspetti, diciamo, positivi di formazione, di prevenzione, di lavoro nelle scuole, nelle università, negli ospedali e perché no, anche presso gli organi di informazione. Quindi è chiaro, io questo lo chiudo, chiaramente mi apro, chiaramente
sono cercato di essere più sintetica possibile, aperti al dibattito, e quindi con un invito, che sono sicura che troverà ascolto, di poter da oggi in poi appunto ritrovarci insieme tutti quanti per combattere la violenza. La violenza, ti piace di più la violenza di genere, e studiare effettivamente quello che è la relazione affettiva, insegnare a questi giovani la dignità della relazione affettiva in maniera tale che la relazione affettiva non diventi patologica. Grazie a tutti. Ringrazio la Marina anche per la prima. Solo una domanda che fare. Forme di leggi così pedagogiche, no? Sono rituali o sono. Non è rituale. Non è rituale. Da questo punto di vista, questa forma anomala di leggi pedagogiche, perché è giovanissima, no? Di agosto. Era questo qui. La valutazione tua, cioè questo essere così tendente più al programma, alla, diciamo, al recupero, cioè può essere efficace dal punto di vista legislativo? Io penso che sia indicativo, che è nuovo per l'Italia, in un certo senso questo è un tipo di forma di legge così nuova, però penso che sia positiva, perché deve coinvolgere il cittadino, cioè noi italiani dobbiamo maturare e dobbiamo, non possiamo delegare più. Quindi in realtà questo tipo di legge ci dà delle indicazioni e penso che ci tutti quanti a lavorare e prendere coscienza. Quindi io penso che sia così, perché ci sono le città, no? Posso fare la stessa domanda anche alla Manuela Lozao per vedere se questo tipo di legge dal vostro punto di vista vi aiuta, diciamo, di guardare il fenomeno, di capirlo, di interpretarlo, eccetera, eccetera, o è una sovrapposizione, una buona intenzione, ecco, una buona intenzione per tutta la legge. Grazie, innanzitutto ringrazio gli organizzatori di questo evento di avermi invitato e di avermi dato l'occasione di abitare questo contesto di riflessione in cui possiamo confrontarci su questo tema che mi sta particolarmente a cuore. Rispondo alla domanda, innanzitutto io penso che questa legge è una legge che dà delle possibilità agli operatori dei servizi pubblici di affrontare, cioè costruendo a nostra disposizione, che ci permette di lavorare anche in maniera più organizzata, nel senso che da anni siamo impegnati nel campo del contrasto della violenza di genere. Io lavoro sono psicologa, psicoterapeuta dell'Aura Lasa Napoli 1 e sono la referente dello sportello antiviolenza che è istituito presso il pronto soccorso dell'ospedale dell'Orifone. Vedete, questa è un'esperienza molto importante che è stata fatta in Campania. La Campania è l'unica regione che ha una legge regionale voluta da tutto il Consiglio regionale, una legge che istituisce la possibilità della preservazione psicologica. In effetti la legge del 21 luglio del 2012 prevede che le donne che si rivolgono ai centri ai pronto soccorso in seguito a violenze subite possono essere recatate, possono avere l'integrazione di referto psicologico. Io lavoro presso uno di questi sportelli e so per certo, vi assicuro, che la legge dell'agosto 2013 ci dà sicuramente una mano, perché in qualche modo elimina quella possibilità che c'era di ritirare la denuncia. Una donna che arriva a denunciare il proprio compagno, arriva a denunciare
violenza intrafamiliare. Sta superando tutta una serie di pregiudizi sulla violenza. Una donna che arriva a denunciare una violenza intrafamiliare è una donna che da molti anni subisce una violenza. Quando si parla di femminicidio, prima si parlava di questo termine che a molti di noi non piace, però probabilmente è un termine che va utilizzato per la necessità della differenza, della distinzione, per mettere le distinzioni, perché il femminicidio è l'uccisione di una donna in quanto donna, non è l'uccisione di una donna perché è stata abbinata a piazza Vicino, è l'uccisione di una donna in quanto donna da parte del compagno, dell'ex compagno, del coniuge o di una persona con la quale quella donna ha una relazione affettiva. E questo è un fatto importante, no, da definire. Ora questa legge c'è anche un'altra, è importante anche per un altro aspetto. È la prima legge che precedendo la Convenzione di Istanbul mette a punto delle azioni, cioè prevede delle azioni non solo per le vittime di violenza, ma per gli autori di violenza di genere. Forse questo è uno dei motivi per cui sono stata poi invitata a questo evento. Come operatrice, come psicologa dell'ASL da voi uno, sono anche referente del primo sportello, che è il primo sportello al sud, sportello ascolto e intervento per uomini maltrattanti, quindi per autori di violenza. E questo è previsto da questa legge. Noi avevamo anche, l'ASL Napoli 1 era stata sensibile a questo aspetto, alla necessità cioè di prevedere, istituire dei contesti nei quali occuparsi prevalentemente di autori di violenza. Perché non occuparsi solo di vittime, come se ci si occupasse solamente di una faccia della medaglia, vittima e autore di violenza stanno dalla stessa, cioè, fanno parte dello stesso fenomeno, e molto spesso le vittime di violenza sono vittime anche di pregiudizi, ma degli stessi pregiudizi di cui sono vittime degli autori di violenza. Molti di noi pensano che gli autori di violenza sono persone completamente diverse da noi, sono per esempio gli extracomunitari. Molti di noi pensano, questi sono i pregiudizi sulla violenza di genere e sugli autori di violenza, molti di noi pensano che gli autori di violenza sono delle persone che hanno dei propri seri problemi psichiatrici, psicologici, che sono alcolisti o che sono tossicodipendenti o che sono deviazioni psichiatriche. Gli autori di violenza sono autori di violenza, appunto, e sono persone che stanno molto spesso tra noi, sono molto più, cioè la violenza sì, molto più diffusa da quello che si pensa, e la violenza che è diffusa non è quella del maltrattamento o dello schiaffo che viene dato ogni tanto, sì, quella è la parte più evidente. La violenza è quella che fa male nella svalorizzazione continua, ogni giorno, ogni momento, quella che ti dice anche come mai stamattina ti sei vestita così male? L'altro vestito che va meglio, oppure ma che riesci a fare? E giorno dopo giorno questa cosa diventa svalorizzante, ci fa sentire sempre più giù, no? Ci fa sentire sempre più indifese in una relazione nella quale
Noi pensavamo di sentirci sicure, pensavamo di sentirci amate, pensavamo di sentirci valorizzate. Allora, che cos'è la violenza di genere? La violenza di genere ha delle radici profonde, ha delle radici nella disparità tra gli uomini e le donne, ha le radici in una cultura che pensa che si possa essere subordinati, ha le radici in una cultura che pensa che la disparità fa parte del gioco. E ci sono poi delle pratiche che ognuno di noi deve mettere su cui deve riflettere per poter sviluppare la parità. La parità non sta nel programma, così come la violenza non sta nel programma. La violenza sta qua, sta a casa, sta nelle relazioni nelle quali non c'è ascolto, per esempio. Allora bisogna stare molto attenti, e con questo penso che sono quasi passati i miei 10 minuti, e bisogna stare molto attenti e bisogna essere molto convinti di lavorare sempre ascoltando quelli che vengono a chiedere, ma cercando di ascoltare anche quelli che non vengono a chiedere. E poi c'è un altro problema molto serio, che è quello di riflettere come operatori pubblici sanitari, come operatori pubblici dei servizi territoriali, anche come operatori pubblici della scuola, come forze dell'ordine, come tutte le istituzioni che partecipano a costruire sistemi di convivenza. Bisogna stare attenti a quali modelli vengono passati ancora ai giovani uomini per costruire la loro identità. Vi ringrazio. Grazie, qui il tema si fa sempre più difficile da circoscrivere, perché lei ha toccato un punto che quando l'ho sentito la prima volta mi ha molto sorpreso, la donna che è stata molto bella a farlo notare, questo tipo di violenza psicologica, una violenza non violenta, che tende a discreditare e svalutare l'altro. È un fenomeno complicato da individuare, complicato da digerire, cioè da parte dell'uomo, però effettivamente quando viene messo a fuoco c'è questo atteggiamento svalutante dell'altro che può indurre l'altro a sentirsi in qualche modo ancora più soggetto, più vittima, invece. Però qui entriamo in un mondo in cui è sempre più difficile, credo, far attuare poi una legge. Qui c'è un dolore psicologico, c'è uno studio che fa, però lo studio è una cosa molto fisica, ci sono delle prove, ci sono delle intercettazioni telefoniche. Qui invece siamo in un luogo, diciamo, molto difficile da regolare dal punto di vista ufficiale, legale. E poi c'è un altro aspetto che mi sembra anche questo molto interessante. Quando si dice il violento non c'ha scritto in fronte, spesso il violento si presenta normale, spesso persone che sono normali diventano violenti in determinati periodi, poi ritornano alla loro normalità, quindi c'è una temporalità con cui fare i conti. Spesso il ruolo pubblico è in contraddizione con la violenza privata. Io credo di venire qui, avevo trovato un vecchio, non tanto vecchio, una recensione, un libro uscito qualche mese fa, in inglese, la traduzione è Come creare la moglie perfetta, della storia di Thomas Day. Thomas Day, sconosciuto da tutti, ma Thomas Day era un poeta, un filosofo del 740, insomma, la metà del 700. Questo tizio, del tutto, diciamo, accreditato in società, per scegliere la moglie la sottoposeva a un test abbastanza particolare, a una serie di test abbastanza particolari. Per esempio, le regalava degli abiti molto sontuosi,
obbligato a avere il fuoco per rinunciare alla vanità della legge del destino. La costringeva a fare il bagno nuda e vestita in acqua fredda e ad asciugarsi alla pelle per temperarsi nel fisico e nel corpo. La prendeva di mira con la pistola, spalmata la sfiorata e non avanzava su tutte cose vecchie. Esatto, però questa persona, pubblicamente noto per essere uno dei primi più convinti assertori della fine dell'abolizione della schiavitù. Perché sosteneva le ragioni della guerra di indipendenza americana. Quindi avete proprio una scissione tra personaggi che in pubblico hanno una posizione e nel privato. La storia va a finire bene perché questa donna, poi si scioglie la porta tra i due, la donna, per paradosso, sposa l'amico di lui e diventa l'amministratrice di una scuola. Quindi diventa lei, poi insegnante, poi che naturalmente insegna la ben diversa. Ma allora su questo io vorrei ripetere anche un po' Valerio se mi aiuta, se mi aiuta in questa curiosità. Come si fa a fare i conti con queste doppiezze, no? Di cui noi umani siamo spesso espressione inconsapevole. Quindi questa questione anche di come individuare fenomeni che non sono dati una volta per tutti, ma sono mutevoli nel tempo e nello spazio. Direbbero gli inglesi not easy, non facile. Però cerco di, partendo anche da questa domanda, e da domande che non ho fatto soltanto perché non vado a prendere di condividere alcuni pensieri. Avevo un PowerPoint, ma diciamo preferisco appunto fare l'abbraccio perché insinuano tanti. Provare, diciamo, colpito da tutti, no? Perché è un pubblico molto diverso e articolato. Quindi giovanissimi e persone della mia età, quindi diciamo diversamente giovani, che portano però diciamo istanze culturali diverse. Ma lei ha parlato di leggi, ma bastano le leggi? Direi no, ma servono, ma non bastano. Perché mentre si parlava di due episodi, di una tua specializzazione in psicologia clinica, la nostra specialità ne fa un'osservazione in asili, scuole dell'infanzia. E in questo scuole dell'infanzia un giorno lo psicologo osserva un episodio, siamo nell'intervallo, i bambini fanno un gioco libero, il gioco che scelgono è che le femminucce fanno le veline e i maschietti, grandi 300 anni, sono lì a ballarle e giocano la destra barba, tutto bene. In un'altra parte invece c'era una bambina di colore, di pelle scura, anzi, di colore non di colore, lei era pelle scura, era un po' isolata, la maestra la nota e comincia a lasciare della poesia. La poesia era sull'autunno dicendo l'autunno poi delle foglie scure come i bei capelli della pelle di questa vostra amichetta la accarezzava e quella bambina che è rimasta sola fino a quel momento che nessuno la pensava delle amichette e delle ragazze diciamo viene accarezzata tutti quanti fino alla successiva il nostro psicologo della bambina gioca con gli altri. Perché io parto con questi due esempi? Ma perché nel primo, nella stessa scuola, la maestra non era neanche conto che c'era un discorso della vita pedagogica molto grave, un discorso a cui eravamo abituati dalla televisione, dalla stampa e dal dove accade, che appunto la donna, per fortuna la Comunista Italia la stiamo proiettando, finché aveva anche il ministero della donna, ma insomma soltanto il mondo ghetto, perché non. Cioè, come dire, quando appunto siamo abituati a questi giornali, verso la stampa, la televisione, poi no, lo stesso non divina nel senso. Quindi,
quanto in realtà il discorso del culturale, e mi è molto piaciuto tutti gli interventi, perché tutti hanno più o meno ripreso il discorso a partire da di margine, tutti hanno appunto che era appunto di differenze. Ma per più o meno appunto le differenze bisogna cominciare molto 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 precocemente. Proprio nella storia dell'infanzia, perché se già a 3-5 anni il gioco è questo, e la ragazzina sta, si compiace questo gioco, e la ragazzina lo fa, significa che la nostra società purtroppo deve fare ancora un lungo percorso, perché quelle maestre non avevano neanche conto quanto grave era quello che stava accadendo in questo contesto. E non ci capo in un'altra differenza, quella che per fortuna comincia a rispetto alle divine. Ora, io sono qui sotto la riforma, cioè nel senso che sono presidente dell'Osservatorio Nazionale di Ricerca, sono presidente dell'Associazione Ingegneri della Cultura, sono docente del dottorato di studi di genere. Ma poi senza parola genere, perché era ormai... Ma genere è qualcosa di complesso e di semplice. Cioè genere è quel profondo convincimento, che ciascuno di noi ha, di appartenere al genere maschile o femminile. E che dobbiamo anche dire e riconoscere che non c'entra niente con il senso biologico, perché alcune persone che siamo transessuali tendono a partire da un altro genere, come una parte del tutto, tendono a altri maschi, le salvate figlie. E poi c'è il ruolo di genere, il tipo di comportamento che ciascuno deve assumere per testimoniare se stessi agli altri che il maschio o femmina. Allora, nella mia generazione, il ruolo di genere implica che se mi sono la linea, ma mi manco in mente che lei è più ricca di me, c'è anche un ruolo universitario, lei è una avvocata, no, che io mi faccia pagare a lei, perché io devo, o io la faccio la salata, quindi ci sono degli stereotipi molto forti, che ancora oggi sono imperanti nella nostra cultura, e andare a fare da questo è qualcosa di faticoso e difficile. Tempo dell'infanzia, il punto di scuola, le bambine che sono ammesse in questa scuola, in questa classe, e c'è appunto un tavolo di giochi dei maschietti tra il gioco delle femminucce. Un maschietto corre e va verso le vetro, e il padre in dialetto dice: visto è colpa tua, fanno schiaffa figli, e va a giocare, lo viene detto così. Cioè, vuol dire quanto gli uomini di genere poi, no, sono in qualche modo qualcosa che per fortuna e le ragazze di Montatella e gli ufficiali con lei presenti che si stanno cambiando. Io lavoro con tutto il teologico della Banca Militare e mi ricordo lo sconvolgimento che l'Accademia Banca Militare tutti quando entrava le donne delle Forze Armate. Non sembrava così facile, sembrava che tutto quello che era regola di un contesto che era rigidamente basato su un tipo di cultura fosse, diciamo, per certi versi stravolto. E in realtà il stravolto nel senso che per fortuna non è molto erosa, perché le donne sono più brave, più di più, e se non fosse per la forza fisica non dobbiamo andare, hanno donne da corso, cioè quindi stravolgendo quello che poi è il tipo di quadro che io ora a cui mi riferimento, a cui tutto sta pure di fare. Cioè quella che mostra purtroppo dolorosamente ancora la cultura che ha una, un progetto patriarcale, genderista e eterosessista. Patriarcale significa ancora che la cultura di Abramo Isacco, scusate, di una cultura pastorale dove la donna sta a casa e il maschio lo deve. Oggi tutto questo si sta stravolgendo, però diciamo che è una grande crisi quella che è l'identità del maschio. C'è un bellissimo libro di Laura Schettino che ha fatto uno studio molto interessante. Lei ha studiato sul Roma di Napoli e sul Messaggero di Roma dal 1870 al 1930 tutti gli articoli che avevano a che vedere il campo di cui lavoro, quello di altri generi, di altri settori, quindi per questo, però lei intende a dire che reazione aveva la gente quando vedeva una donna vestita da uomo o vestita da tutto questo significa che in qualche modo le persone che risolviscono questa vestita oggi signore buttano a vedere la presto e alcune donne portate addirittura a commissariato per essere esaminate e vedere che avevano qualche malattia per andare a vedere questo amore.
dirigendo all'epoca una struttura londoniana dove era tutto legato a un fatto di minorità. Sono passati più di 100 anni dall'epoca. Le cose in parte sono cambiate e in parte totalmente non sono cambiate. Allora la domanda che c'è prima, la legge non basta. La legge è lì, non basta la nostra legge a fermare il femminicidio, non basterà la legge che manca ancora e che davvero dobbiamo tutti trovare che inizia sapendo non c'è abbastanza, che è la legge rispetto ai crimini di odio, rispetto a quello che è l'omofobia. Il nostro Parlamento ancora non considera o fa una serie di escamotaggi rispetto a qualcosa che tutti i scientifici oggi accettano. Io non voglio dare lo spazio alle donne, ma voglio dire soltanto che noi facciamo la cultura della differenza e riusciamo a voce che ogni differenza ha dignità, sia essa donna, sia essa transessuale, sia essa di etnia cinese, africana, e qualunque religione abbia, merita rispetto. Ma se noi non sfuggiamo, le donne saranno sempre vittime perché è la cultura che manca la differenza. Allora, quando prima nel suo bellissimo intervento Titti riprendeva il complesso di Telemaco, riprendendo il discorso dei giovani, dell'ideologianista che ha scritto appunto parlando di qualche complesso oggi essere figli rispetto a quello che era la generazione precedente, no? Dove la figura maschile è sempre più messa in crisi. Gli uomini che nel 1918 buttavano i pupettieri alle signore che girano con le sigarette o i pantaloni o usavano la macchina, e perché in realtà con la guerra mondiale c'è uno stravolgimento, gli uomini erano al fronte e loro non devono lavorare. Sono dei costruimenti, sono dei costretti a fare lavorare. Quando sono tornati a casa, hanno trovato degli danni diversamente strutturati. E cosa ha portato all'epoca, e ancora più poi ha portato, no, con la prima domandiana, ha portato più un avanzamento di sistema. Che di ragioni non ne siamo più oggi. E sappiano che fino a forse 50 anni fa, 60 anni fa, sono 48, non lo potevano anche votare. Fino agli anni 60, lo potevano fare i magistrati. Una dottoressa come la professoressa Giovano, per poter diventare primario di parte dell'anestesia, ha dovuto lottare la facoltà con le di medicina, nella quale il maschilismo, cioè le figure professionali, quali sono il futuro, sono ancora in qualche modo inimmaginato generale legate al genere maschile e non a quello femminile. Sapendo che tra l'altro sono stati fatti studi negli anni 60 e 70, far parte delle professioni significa anche diminuire la femminilità della donna, no? Per cui se tu studiavi tra il medico o magistrato, vieni vista una non abbastanza femminile. Allora, lottiamo tutti per l'affermazione e tutti ci troviamo, in qualche modo dice nel suo articolo Vittima Rome, rispetto a quelle uomini e donne, perché poi questi uomini che fanno il femminicidio sono figli di madri che li hanno abituati in qualche modo a un ruolo di predominio in quella famiglia. Se lui è maschio deve sposarsi e portare a casa, se è donna è bene che studi, ma poi chi ti sposa e ti sposa deve andare lì. Non è diffusa la cultura in questa sala, in questo contesto, ma sappiamo che questa cultura in ambiti fino a diventare diffusissima è ancora più diffusa che sta nel nostro paese. Allora come dire, se siamo a casa, chi ha i gatti? Mio figlio o mia figlia? Ma non succede mia figlia, perché mio figlio che ha i gatti viene seminato, perché il vero tabù della nostra società è la femminilizzazione del maschio. E questo porta, noi oggi che stiamo ricordando appunto questo episodio così condiviso di donne uccise e uomini per fatti di violenza, la settimana scorsa a Napoli c'era la nostra giornata di memoria, la memoria delle persone transessuali uccise per violenze o dovute al transessualismo. Lì purtroppo c'erano soltanto 10 persone a fare questa manifestazione di Torino. Perché diciamo ancora c'è, rispetto a questa settimana, di un più grande che non ha pianeta,
perché la scienza ha dimostrato che uno dei possibili, diciamo, come l'omosessualità di una malattia non è nato dal sesso vivo, ma ancora ci mettiamo avanti una serie di pregiudizi. Per cui, diciamo, per una madre e per un padre, un genere sessuale viene lasciato di casa. Allora, come, no, come vediamo che è indispensabile che vengano fatti gli interventi negli ospedali, nelle scuole, come costruiscono fatti dentro la cultura della differenza, dove ogni differenza deve essere non tollerata, riconosciuta la sua dignità, deve essere riconosciuta nel suo valore, come un valore importante di qualcosa di altri livelli ci fa un tipo che ha arricchire. E l'ultima, appunto, mi vorrei molto intervenire Antonella di Meravici. Penso lei parlava del rapporto tra maschio e femmina, penso anche no, a quanto dobbiamo preoccuparci di aiutare le vittime, ma anche no, tutte le scarici del video. E questo riguarda una volta tutto il contesto. No, per i ragazzi che lavorano che stanno non sapendo, che hanno un momento difficile della vita, tutto quello in cui omofobico, sarebbe non soltanto la vittima del bullismo deve essere data quanto il bullismo in generale o omofobia in particolare, ma anche l'autore che è quello che esprime sofferenza. Ora, aprirci a 360 gradi, se questo è un molto sforzo che nostro paese deve fare, deve rimanere, diciamo, indietro rispetto ad altri paesi, e quindi auspicare che non c'è bisogno di quote rosa, ma che ciascuno possa fare la propria carriera, la carriera di riconoscimento sociale per quello che è maschio o femmina, o quello che vuole essere omosessuale, transessuale, di cultura o di religione altra e diversa. Grazie. Spazio, vogliamo aprire questo dibattito, invece non sappiamo la tolleranza fino a che si spinge nella biblioteca, ma insomma c'è qualcuno che vuole interloquire sulle varie questioni. Prego, grazie. Buonasera, vorrei fare due domande. Allora, la prima carattere più tecnico, diciamo, si è parlato della violenza assistita. Vorrei sapere se è previsto un piano di assistenza psicologica anche per i fanciulli e per i giovani che assistono alla violenza domestica e in alcuni casi anche il sussidio dei servizi sociali. E poi vorrei sapere la seconda domanda. Si è parlato anche del provvedimento riguardo l'irrevocabilità delle querele. Questo provvedimento può avere anche degli aspetti negativi, ovvero può essere visto anche come un maggior motivo di timore che può suscitare magari timore e paura da parte delle donne violentate nel denunciare appunto queste violenze. Violenza sessuale non cambia la revocabilità, non si può, è anche da lì, la violenza sessuale c'era l'irrevocabilità, nel senso che non si poteva revocare. La querela si può fare dopo 6 mesi per la violenza sessuale, alcuni casi aggravati contro minori dall'ufficio. Non stiamo parlando del giusto stalking che prevedeva l'ammonimento. Oppure nel caso di maltrattamenti, l'irrevocabilità la legge la prevede soltanto quando ci sono delle ipotesi aggravate. In questo caso è irrevocabile. E comunque la legge prevede che anche quando si possa revocare, la revoca deve avvenire davanti al PM, al magistrato operante, per evitare che ci siano dei condizionamenti. Questo è. Ma comunque io devo dire che voi siete molto giovani, però quando è stata fatta la legge sulla violenza sessuale è stata messa un reato a querela in parte e questa cosa fu voluta molto dalle donne, almeno da una parte, diciamo, di femministe più o meno, però io non sono di quelle che vogliono reato di violenza sessuale a querela, per il semplice motivo che essendo un reato non soltanto contro la donna, ma contro, a mio avviso, contro la società. Perché l'omicidio non è a querela. Quindi perché la violenza sessuale dovrebbe essere a querela, sono brava?
Quindi la querela è un sistema di procedibilità che questa, tipo la diffamazione è querela di parte, no? Mi sembra possibile che la violenza sessuale sia querela di parte? Non è possibile, mi avviso, no? E il fatto che essendo una cosa anche che entrava nel privato, la donna doveva poterne disporre. C'era tutto un discorso tra la testa e la bassa che portava avanti questo discorso. Dobbiamo dire che noi tempi abbiamo poco, ma era la violenza sessuale troppo aggravata con tutto quello che è stato fatto. Perché la verità, noi abbiamo combattuto da anni contro la violenza, con le associazioni, per il Coro Rosso, da Rosa, tutti i telefoni d'Italia, praticamente abbiamo avuto un corpo normativo pazzesco. Il problema è secondo perché nel tempo il caso di Masoch, quello che mi ha raccontato prima, se Masoch fosse stato donna viceversa, ma Masoch era quella era una scelta, era una, come dire, un atteggiamento. Esattamente. Quindi a tutela di un atteggiamento. La violenza sessuale quando non c'è consenso. Gli altri che erano sessuali sono quando non c'è consenso. Ma io ho letto la biografia della moglie, perché non era una cosa pagana, in realtà era moglie, diciamo, e certamente c'è una collusione, come dolorosamente purtroppo accade molto spesso anche nella violenza di genere. Cioè, come dire, ultimamente io sono campi in cui il politico ricorda che è molto complesso, che ancora lì ti rischio di scivolare. Cioè, voglio dire, in qualche modo, non voglio dire che c'è una complicità della donna, ma certamente c'è una cultura nella quale la donna non ha la volontà, la forza e il coraggio e non c'è un certo tempo sociale che la possa spingere a andare a fare una querela, perché c'è una mamma, una suocera, una sorella, una comare e così via. Questo è il loro problema, con ciò la grande cultura, quando si cominciare a casa, ma insieme, cioè dire, la nostra legge vede che ci sia anche per un padre il congedo di maternità, cioè per l'allattamento. Ma che madre dice al figlio, come alla fine fatti legge, la di slip, forse alla figlia lo si chiede, talvolta anche meno, ma più difficilmente c'è questa figura di cultura. Perché si comincia in quella fase della vita a stabilire differenze rispetto ai ruoli di genere. Perché il problema non è tanto a chi ce l'appartengo, ma a quali ruoli di genere che appartengo, che significa essere maschio. Per me essere maschio significa essere una persona virile. Se io faccio un certo di lavori, quando per esempio accudire mio figlio, o se io sono un professore universitario e mia moglie non è un professore universitario, chi di due rinuncia alla carriera di fare a casa con i figli? Di solito no, però a Napoli però c'è una domanda a cui rispondo in persona anche a Giorella, quel discorso della violenza dei servizi sociali è una tragedia. I servizi sociali con questo momento storico stanno scomparendo, psicologi che dovrebbero fare gli interventi che vengono dato dalla legge sbandierata sono in una situazione di quasi completa assenza. Penso ieri parlavamo del bel periodo dei cultori familiari, dei spazi adolescenti, con la dottoressa dei giardini. Abbiamo negli anni 80, anche questa regione ha fatto le cose alla larga. Tutto questo sta per finire. E in qualche modo una società che mi sente più di uno psicologo per affrontare problematiche molto complesse. Non ci sono psicologi. Io lavoro in un'azienda del policlinico dove c'è un bisogno immenso. Siamo dei psicologi. Al Great Ormond Hospital di Londra, dove sono curati i bambini con la diagnosi, ci sono 64 psicologi italiani. Quindi c'è anche una cultura che si è rappresentata, sta portando dei disastri. Disastri. Perché alcune delle problematiche di queste più attraverso che lavorano nei servizi davvero, no, richiedono interventi socio-lavorati, controlli esperti. Quindi invece, nel nostro in generale,
in Campania in particolare, tutte quei presidi che prevedeva la legge, sostegno, stanno bene. E allora mi chiedo, la legge c'è, ma poi come si intervista? Portarcene? No, comunque devo dire che la legge, dato una domanda specifica, perché è una legge molto europea, noi diciamo la legge europea rispetto alla nostra, perché riprende, diciamo, un riferimento alla governance europea, per questo è interessante, dobbiamo essere segretari, diciamo la verità, prevede tutto un sistema, il piano d'azione lo mettere nella legge, prevede tutto questo, e forse anche per questo siamo qua, perché siamo noi che dobbiamo poi rendere operante, perché ripeto quello che ho detto prima, gli italiani si contraddistinguono sul fatto che è uno stato molto operante e molto presente in tutte quante le cose, così dobbiamo diventare anche noi più europei, cioè dobbiamo noi anche intervenire affinché certe cose si facciano, quindi la legge ti deve servire come come modello ispiratore per poter agire. Comunque la legge prevede molte cose, prevede anche il potenziamento delle forze dell'ordine e dei servizi territoriali che, come diceva il professore Valerio, con la crisi sono stati distrutti. Cioè noi per poter evitare la violenza dovremmo mettere i consultori, gli spazi adolescenti, i telefoni rossa, dovremmo fare una serie di cose che la legge richiede, ma che per la crisi economica sono state tolte. E quindi è un bel problema. Anche i piani antiviolenza sono contestualizzati, quindi nel territorio della nostra città, nel suo territorio, ci sono varie possibilità, ce ne sono abbastanza. Non sono tante, non sono probabilmente sufficienti, però sia l'ASL Napoli 1 che il Comune di Napoli ha dei servizi integrati, e anche se con un grande sforzo che stiamo diventando sempre di meno, che abbiamo intenzione, anche i nostri colleghi hanno intenzione, non erano possibili, però si riesce ancora a mantenere dei livelli diciamo accettabili di assistenza e anche di possibilità di lavoro con i bambini e con gli adolescenti. Io lavoro in un servizio di psicologia per adulti, nell'ASL Napoli 1 c'è anche un servizio di psicologia per bambini e adolescenti, in maniera integrata lavoriamo con un altro servizio del centro per le famiglie per cercare di mettere in atto delle procedure di salvaguardia in caso di assistenza di violenza assistita. Tenga conto che anche donne che sono in, cioè una donna che viene picchiata davanti a un bambino, se non denuncia, anche lei è colpevole di violenza assistita nei confronti dei figli. Questo è uno dei motivi che spingono le donne a denunciare. Prego. Innanzitutto volevo dire, non è più altra, ho tre figli maschi, in lei sono stata, anche se da cosa è sempre stata guardata, eccessivamente adesso dalla mia stessa curata per questa. Poi ho uno dei miei prefigli che era dietro una scuola militare in Italia, e lo ricordo che quando accompagnavo mio figlio per fare il concorso, io penso non c'è un militare in famiglia. No. Ah, no. Cioè, no, era assolutamente no. Ricordo che nei giorni del concorso, con un timore egoistico da parte mia, perché ovviamente accompagnavo mio figlio, mi riempiva però di orgoglio vedere le ragazze che si presentavano con una grande determinazione a questo concorso. Detto questo, forse più deluso. Detto questo, c'è un argomento che mi ha sempre colpito un po', a me è stato insegnato fortunatamente che la gelosia è qualcosa che all'interno di un rapporto personale fra uomo e donna non deve esistere, e l'ho sempre respinta completamente.
io ho notato che ultimamente ragazzi giovanissimi dell'età dei miei figli, 17, 18, 16 anni, è ritornato questa, chiamiamolo tra virgolette sentimento, ma tutt'altro è aberrazione più che altro, ma in modo veramente violento. Ho assistito a discussioni con cattive parole, con anche diciamo gesti violenti, e quando ho diciamo riferito ai genitori mi è stato detto: ma sai, oggi i ragazzi non hanno più nessuna sicurezza, è diventato un fatto normale, che d'altronde è normale che male c'è, ma c'è una formazione affinché questo, ripeto, questa aberrazione che io pensavo scomparsa con il delitto d'onore venga eliminato in qualche modo, perché non è possibile, è una cosa che mi riempie di orrore. Ma credo che il discorso della gelosia è molto complesso, no? Voglio portare un esempio che un cittadino proprio dice, cioè come dire, la mia vita come era la mia scuola, con un turno nella fetta di gravidanza, mi sono tutto preoccupato molto di me perché mi piacerebbe essere contento, il mio bello non è un po' triste, ma mi raccomando, se cioè, non è possibile perché il marito la cuore piange, ma molto, non so, ti accompagno, no, e allora mi facciamo, no, ma facciamo così, quando muore, ma tu ascolta, cosa mi dire questo? Cioè, vuol dire, un sentimento molto antico, molto profondo, quello del possesso, il problema è che tipo di cultura noi stabiliamo, cioè qualcuno di livello di gelosia, perché vuol dire di che tipo di gelosia sta parlando lei in questo momento, sapendo che l'aggressività fa parte dell'essere umano. E quel ragazzino in parte proiettava tutta la sua timidezza, mentre dice rimane troppo da piangere, parla di se stesso, della sua fragilità, può tornare un maschio a essere fragile, oggi un maschio nel mondo che viviamo. Tutto questo, e quali sono le risposte appunto rispetto al possesso? Perché ora la gelosia può essere intesa anche nel mondo di loro, perché diciamo che è qualcosa di reciproco. Il problema è perché poi dopo, nella cultura della violenza, se tu non subisci quello che io dico e non fai di io ho avuto l'unica questione ciò che già alcune volte, e avete sempre forte, lo faccio con più grande motivi, o addirittura. Penso che questo sia un discorso da affrontare, perché proprio i livelli patologici di ma non è normale della patologia, stiamo parlando di quella difficoltà che come puoi incontrare, nella quale la realizzazione da parte di un altro, non ti non può portare fino all'omicidio o al omicidio. Ma forse tu devo parlare? No, brevemente, insomma, io penso che stavo pensando mentre parlava. Io stavo pensando allo spazio, no? E mi veniva da dire quanto spazio c'è tra quando comincia la gelosia e quando poi si agisce la violenza. E, è una questione anche di capacità di ascolto e di parola, non mettere parole in quello spazio. Che a volte può essere anche una parola violenta, perché poi le parole siano meno, come dicevo prima, meno violente le azioni. È proprio un pensare in maniera diversa le relazioni tra interpersonali, pensarle in maniera non, dove non ci sia la relazione, dove ci sia l'accoglienza della differenza, ma questo è complicato, è molto, molto difficile, ma è anche molto. Posso dirvi una cosa, confermata questa tendenza, un'impressione solo personale, questo di un ritorno della gelosia come fenomeno diffuso tra le nuove generazioni qui. Giovanissimo, la cosa che mi scappa è giovanissimo. Un'epoca di libertà, dove praticamente ai giovani è permesso ciò che non era permesso a noi. Per cui è una cosa questa che mi sconvolge. Le statistiche non c'è, cioè, non posso rispondere, ma nel momento che ho parlato per esempio del bambino che reagisce alla cittadina, come dire, parlo di processi, la conclusione, siamo passati, no? Diciamo
quanto possa essere difficile tollerare quello che ti appartiene come oggetto totale da madre debba dire un po' a un altro. C'è solo una modalità di confrontarsi con questo. Il problema è che quello è un bambino, ora parlo di adulti, però non lo stesso registro del possesso, no? O mi appartieni in un rapporto di dipendenza dove per un maschio è difficile immaginare che c'è pari diritto, anche di abbandonare o anche di non corrispondere a quelle sue aspettative. Io non credo che quello di cui parliamo, di cui parliamo di gelosia, la gelosia è la frutta dell'iceberg rispetto a problemi direi anche molto più gravi di fragilità. Penso a quell'avvocato che ha ucciso la sua compagna perché non voleva tornare con lui, no? In cui no, porta invitando alla cena e lì sono elementi altri diversi. Io penso che ci sono anche modi diversi di la gelosia che fino a certo sempre un'insicurezza. Insicurezza. Il gioco deve essere insicuri, tutto non lo so. Però scusa, io volevo dire una cosa, perché allora dobbiamo partire dalla base, perché sono stata sintetica perché non c'era tempo, ma noi dobbiamo dire quali sono gli atti persecutori a base dello stalking. Ricordiamoci un secondo, nel foglio che ho distribuito, c'è stato qualche dubbio. Telefonate continue, praticamente ripetute, sms ossessivi, un invio di donne eccessivo, questi sono i casi che sono alla base di processi che escono nei raccolti e giurisprudenziali, di scritte offensive messe in modo tale da dare fastidio al piccolo, diffusioni di numeri telefonici di una donna oppure diffusioni tramite internet, i pedinamenti ossessivi, corteggiamenti insistenti, la diffusione di foto private messi anche nelle caselle, l'uso smodato del computer appunto attraverso la diffusione e anche per sentire questa presenza ossessiva. Ma alla base di tutto e più delle volte ci sono persone che hanno manifestazioni di gelosia ossessiva. Quindi signora, quando ci sono, noi quello che diciamo ai giovani quando andiamo a fare lezioni nelle scuole, voi dovete ridurre la gelosia ossessiva già una a base di disturbo. Alle donne diciamo statevi accorti quando è troppo geloso, è la base. E per questo quando diciamo che la legge ci dà il karma, dobbiamo andare nelle scuole ed educare i ragazzi alla relazione affettiva, perché è proprio il disturbo della relazione affettiva che provoca queste cose. Quindi dimostra che i giovani sono per motivi vari, certe volte appunto iniziano, anche per modelli sbagliati, a manifestare di avere atteggiamenti patologici che poi certamente sono iniziati. Forse mi danno risposta anche forse sul punto fisica, testuale, psicologica, economica e spirituale. Ecco. Dove violenza fisica è tutto questo, fino a strangolare, uccidere, ma anche spirituale. La sessuale, anche come diceva prima, battute e prese in giro a sfondo sessuale, fissare in modo allusivo, esibizionismo, tecnoscene, rapporti non voluti, valpeggiamenti e toccamenti. Ancora imposti, stupro, comportamenti umilianti e dolorosi, gravidanza, aborti imposti, tratta le donne e sfruttamento sessuale. Psicologica, battute e prese in giro diretta umiliare, minacce e minacce violente, isolamento e controllo, insulti di fronte a altre persone. Economica, il controllo dello stipendio della donna e dell'interesse familiare, divieto o costrizione a lavorare, obbligo a lasciare il lavoro, costrizione a firmare documenti o iniziative economiche volte a truffa. Spirituale, anche distruzione dei valori della fede religiosa della donna attraverso la ridicolizzazione sistematica o costringere la donna con la violenza o il ricatto a fare qualche cosa dai suoi valori. Per dire quali sono le forme, questo insomma, era il discorso che mi ho preparato in modo un po' più sistematico. Poi c'è anche tutta una psicologia, no? No, volevo chiedere se in quella famiglia dove la mamma dice al figlio non si preoccupa di far lavare il vitto al figlio, se in quella stessa famiglia il padre di fronte a un lavoro da fare di restauro di un mobile o di un apparato idraulico si rivolge alla figlia o al figlio, cioè c'è una differenza di ruoli che riguarda tutti, così pure
io mi chiedo se nel consigliare di non prendere un compagno geloso vale anche l'altro di consigliare di non prendere una compagna gelosa, perché i guai della compagna gelosa non sono. Tutto questo parte dal presupposto se è necessaria veramente una legge che si occupi dell'omicidio femminile, del femminicidio, o se non si tratta di un problema molto più vasto che non riguarda, che non può essere orientato solo su un problema che riguarda le donne, ma che è un problema che riguarda la violenza in generale e le motivazioni della violenza. Omicidi, certo, Salome fa ammazzare San Giovanni Battista, mica non era, è un omicidio, non è un femminicidio. Cioè nella Lucrezia fa uccide i suoi amanti con il veleno, ci sono le regine del nord Europa che fanno. Allora il problema non riguarda soltanto un problema del sesso, della violenza su un sesso. Lei, dottoressa, stigmatizzava in modo molto preciso il fatto della sottile violenza fatta, della sottile violenza psicologica, ma in questo le donne sono molto più brave degli uomini. L'Angelo Azzurro racconta il dramma terribile del povero professore vecchietto che va dietro alla donna che lo incanta, e così Lolita, e un amore di puzzati. Voi uomini dei uomini, perché poveretti a questo punto vengono sul disagio. Io non credo poi che le leggi che vogliono isolare o riguardare soltanto le donne come la quota rosa effettivamente costituiscono una protezione e non una limitazione, un provvedimento riduttivo delle capacità che hanno le donne o altre categorie di affermarsi, come del resto si affermano, perché la professoressa Tufano sa che oggi le donne si affermano all'università come nel lavoro, nella giustizia, in modo assolutamente uguale e competitivo rispetto agli uomini. Era un discorso a difesa degli uomini in un ambiente che mi è sicuramente ostile, e quindi... molto più vicino a noi, Ibsen, che sanno, quando si parla di scrittura di genere, io spesso sfidavo chi fa parte di questo gruppo a leggere dei brani anonimi per vedere quali, se è stato scritto da un uomo o da una donna. Ci sono delle cose di Ibsen che dovrebbero essere scritte sicuramente al lato di una donna. C'è Casa di Bambolo, che è la voce, la figura di Nora, che è praticamente la quale il marito si annulla con pretendere che lei che gestisce tutto. Però c'è un altro caso, sempre che è quello di Edda Gabler, che porta alla morte, al suicidio del suo amante. E quando, perché lei aspetta l'immagine dell'uomo che si tira una pistolettata in testa, e quando finalmente con il suo compie Edda Gabler e si spara nel ventre, nei genitali, è da capo e commenta solamente che è una morte volgare perché non si è sparato in testa. Quindi quello che diceva lì, c'è anche questo tipo di... Non, io vedo dal punto di vista tutto legato alla scrittura di genere nella quale noi ci interessiamo, e c'è, come dire, questa prevalenza di una personalità su un'altra, che può essere non solo quella maschile ma anche quella femminile. Quindi quello che diceva lei è in qualche modo giusto, però qua ci si occupa di una evidenza portata dalla cronaca rispetto veramente a una maggiore vulnerabilità della donna, che nonostante lei ha ragione sulle quote rosa, perché lei ha detto che ci deve essere un presidente, se tutto il Parlamento tutto femminile, come le attrici azzurre di Aristofane, la verità era io, però non la possibilità di parlare di tutto femminile, quindi in qualche modo nata come tutela di un diritto privato di diventare, come diceva lei, una limitazione. Però qui al di là del problema della scrittura di genere, che è diversa, quasi di fronte, io non venendo letto anche in mano, dovevo anche avvertirmi che i microfoni rispondevano male al mio modo di parlare, proprio la cosa che dice proprio Titti, ma non è proprio l'evidenza, che vede la percentuale degli omicidi non è di
diminuita, ma in proporzione è aumentata quella delle, in assoluto delle donne. Quindi ci sono, c'è un'evidenza della cronaca sulla quale bisogna necessariamente fare i conti. Al di là della, della legittimità di genere, dall'altro lato, della parità della parte della quale c'era ancora una domanda lì e poi chiudiamo con prego. Io forse vado lievemente fuori tema, ma quello che vi domanderò è una conseguenza di molte cose che abbiamo sentito finora. Ho sentito parlare della violenza come di un fenomeno innescato dal furore per una relazione che è venuta meno. E ho sentito parlare di uno sportello di ascolto psicologico che dà attenzione anche agli autori della violenza, che sono persone portatrici di sofferenza, come diceva Paolo Valerio, e il carnefice e la vittima sono facce della stessa medaglia. Ora, mi vorrei chiedere se esiste uno sportello che possa essere di aiuto a, una, a persone che corrono il rischio di un terzo tipo di violenza, e cioè quando una relazione probabilmente patologica termina non per un abbandono, e per la scelta di un altro partner, ma con la morte. Spesso il partner prova una disperazione profonda che si rivolge contro se stesso. Esiste uno sportello di prevenzione del suicidio o dell'autolesionismo dovuto alla fine drammatica di una relazione con la morte? Vogliamo aspettare a rispondere, se facciamo sedimentare la domanda. Scusate, vorrei fare una precisazione, poi vi faccio subito con piacere la parola. Il problema della differenza nasce da San Paolo, che San Paolo dice, e qua è nata la misoginia della Chiesa. San Paolo dice che l'uomo è immagine della gloria di Dio e che la donna è immagine della gloria dell'uomo. Da questa cosa scritta da San Paolo discende poi una tradizione storica lunghissima, quindi è quella misoginia dalla quale la Chiesa molto faticosamente si sta liberando, in parte si è liberata, però c'è un inizio, voglio dire, da San Paolo sono due cose. Nascono la tradizione delle medie, nella quale noi quando ci diciamo carissimi, che siamo dimenticati che il primo usare stato San Paolo, che diceva carissimi, quindi quando siamo le medie siamo molto più tradizionalisti di quelli che immaginiamo, più legati a San Paolo e non a Maria dei Liquidi. Però volevo dire, questa distinzione di genere così forte nasce da questo discende, perché questa differenza che è stata difficile livellare, portare a rendere compatibili, per questo stiamo lavorando e studiando per creare questa compatibilità. Scusa, io rispondo a Ilaria, il problema dei telefoni, noi abbiamo dei telefoni, cioè noi siamo state come associazioni le più antiche, perché è nato da Roma e poi adesso ancora l'abbiamo, ma comunque le nostre associazioni nascono come gruppo di donne anche di scuola. Tu ti stai riferendo a un chiaro discorso anche di capacità di sostegno delle donne con le altre donne. Guarda che le donne che si rivolgono alle nostre associazioni, che si rivolgono alle nostre professioniste, chiaramente possono essere portate a un percorso che è anche di tipo psicologico più adeguato. Il problema della donna che vive un abbandono è gravissimo. Spesso le donne che vivono gli abbandoni li travestono anche con necessità di denunziare certe cose subite, perché l'abbandono si può vivere in vari modi e sono varie le risposte che si possono dare, ma tutte le volte la forza la devi trovare dentro di te, e gli avvocati e anche gli psicologi possono dare un supporto, e forse se ne è proprio la relazione interpersonale, e quella è la cosa più importante in situazioni appunto di disagio dovuto all'abbandono di un uomo verso una donna. Ma il discorso complesso lo proseguiamo dopo. Facciamo parlare la ragazza. Sì. Questa domanda è la prima. Che vorrei usare un'informazione di servizio. Buonasera. Noi abbiamo parlato di organi di polizia che
prevenzioni prese, i metodi di prevenzione presi in ambito familiare, a partire dalle singole famiglie, ma non l'intera società. Cioè, nei confronti di un bambino che un giorno diventerà un futuro uomo o una futura donna. Senti, la cosa più importante è questo appunto, la verità, io ho fatto un accenno, ma il problema di base è che per combattere la violenza si deve lavorare con la prevenzione si fa nelle scuole, è chiaro che ci vogliono dei nuclei di operativi, tanto nelle scuole, per questo si parlava di formazione degli insegnanti, di discutere con le famiglie, di parlare con gli studenti, a parlare di studenti noi abbiamo personalmente il direttore della scuola elementare, però in linea di massima ci deve essere la scuola media e di mettere persone però specializzate, di formare gli insegnanti, così si previene, soltanto in questa maniera, mettendo persone qualificate, ma partendo dalla scuola, la famiglia, creando non distruggendo il mondo, che deve essere articolato. Per questo è importante il nostro coordinamento, che è quello che dicevo prima, quando mi riferivo all'attività che può fare un ordine, la mettendo insieme le varie cose. È proprio questo, perché dalle elementari, scuole medie, famiglie, territorio, coordinamento delle istituzioni. Guardando, ci parlavamo di anche ottimismo di istituto, no? Cioè, vuol dire. Il velo no, non voglio lasciare un discorso ottimistico perché diciamo come il velo la dice non commettete atti impuri, poi c'è un modo di atti impuri, chiunque come da quel mondo commette. Cioè dire, è molto difficile fare tutto questo, no? E sono codici culturali diversi, e tutta la gente che viene colta, i giornalisti del primo deve dire, insomma, no? Ultimamente una, che è un ufficio un parlamento contro i nazismi e le differenze, ha fatto un corso di giornalisti di come parlare e descrivere alcune fasce popolazioni, ripeto appunto, gay, trans e donne. Perché molto spesso il linguaggio può essere un portatore di certi i film, la televisione, che imprendono la nostra cultura. Quindi vuol dire, noi abbiamo la chance che un progetto ragazzi lo batto la scuola media verso la legalità, ma non è facile parlare di legalità a scuola e poi a casa dopo papà e mamma che comprano le sigarette di contrabbando o comprano per strada il fulano di Hermes finto. Cioè vuol dire, è una cultura che diciamo più impegnata e non basta oggi nella scuola, cioè o c'è un problema della società di tutti oppure purtroppo il mio appello di dare la pubblica non era per chi veniva chi, per chi ma insomma perdere chi muore partner e ha una vita di che vuole suicidarsi, è il rischio che non abbiamo strutture, tutte le cose si porta a fare questo, perché non c'è una struttura territoriale, perché anche i servizi sociali stanno vivendo. E diciamo questo, perché no? Ma l'ho detto io, che vuoi che Bene, allora io vi ringrazio per l'attenzione, io devo fare una forma comunicazione, il servizio. Innanzitutto che io non avevo consigliato letture, io consiglierei la rilettura di Ninfa Vermeer di Domenico Mera, che si vede come non più lontano dalla seconda guerra mondiale, quello che succedeva intorno delle famiglie come violenza, come pedofilia, come uso di bambini e bambini, quindi da là nasce la quindi quello che non si fa. Poi, per dire cose più leggere, per obbligo di Trend Service, noi abbiamo ospitato in Napoli Ovest, io dico che dovremmo una posizione relativa a Napoli Castello dell'Oro. Noi il 26 facciamo una giornata dedicata alla vita. Se ne parlerà la parleremo con Anna Maria Colau che è endocrinologa e commentando il libro di Dino Falcone Il tempo delle idee, quindi tra il serio e il faceto, cercando di essere anche già insieme quando parliamo del faceto, sia quando parliamo del serio. Detto questo, dico la parola a Marco De Marco, mi piace per esempio a chiudere questa serata. Io lo vedo così.
Va bene, allora i distacchi quando ti abbandono sono sempre difficili, allora, ci troviamo, grazie, arrivederci, grazie a tutti. Il 20 dicembre qui a Carano una nuova fondazione, Genere e Vita Cultura, alle 18.30 al Predico Studiale di Vieni Angeli. Ci sarà un riti bilaterale e una fondazione che affronta appunto le questioni della violenza di genere.